Ha parlato di legalità il presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia e collaboratore di Giovanni Falcone, Pietro Grasso, ospite in Terra Retina nell'ambito del Passioni Festival. La parentesi ad Arezzo di Grasso è iniziata in comune, dove ad attenderlo c'erano il prefetto di Arezzo Alessandra Guidi, il sindaco Ghinelli, Marco Meacci, patron del Passioni Festival. E poi una breve visita guidata alla Basilica di San Francesco, dove il presidente del Senato ha potuto visitare gli affreschi di Piero della Francesca. E proprio sul sagrato della Basilica Grasso si è soffermato con la stampa per parlare appunto di legalità e del pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata anche nel territorio toscano ed aretino. Io adesso faccio un altro lavoro che è quello di Presidente del Senato, però precedentemente sapete che ho svolto le funzioni di Procuratore Nazionale Antimafia e in quelle funzioni coordinavo una serie di iniziative su tutta quanta la Toscana con la Direzione di Settore Antimafia e sappiamo bene che dove c'è ricchezza, dove c'è economia si possono allungare i tentacoli delle mafie e della criminalità organizzata per cercare nel sottobosco di acquisire il controllo di attività economiche. E allora, quindi sotto questo profilo devo dire che però la comunità locale, le forze dell'ordine sono sempre state attente a questi pericoli e quindi anche ci sono state alcune indagini sul riciclaggio, mi ricordo che ho seguito anche personalmente, sono venuto anche qui insieme alla Guardia di Finanza nel momento in cui venivano eseguiti dei provvedimenti di custodia cautelare, quindi so che l'attenzione è ancora continua da parte della Direzione di Settore Antimafia. Lei ha parlato di ricchezza, ma un buon terreno potrebbe essere anche la crisi che sta affrontando il nostro territorio? Beh, la crisi è qualcosa che può determinare il passaggio di aziende in maniera quasi fallimentare, di svendita nelle mani della criminalità, e questo bisogna evitarlo dando supporto e risorse per far sì che non chiudano le aziende e che venga mantenuta l'occupazione. La visita in Terra Aretina del Presidente del Senato si è conclusa con l'appuntamento clou della giornata all'Arena Eden con il suo intervento La Passione per la Legalità.